Ciao da Luci, oggi insieme realizzeremo la borsa Alexa, naturalmente materiali Federica Evaristo, intrecci preziosi. Allora, cosa ci servirà per questo tutorial, per fare questa borsa? Innanzitutto la fascia centrale di Alexa. In questo caso io ho questa con manici in pelle e adesso vi dico anche le misure. Allora, ce ne sono di diverse misure. Io ho quella da 13 centimetri, 13 centimetri e mezzo per, ve lo dico subito, 70 centimetri, quindi è larga 13 e mezzo e lunga 70, e questo è il primo materiale che ci serve naturalmente per fare la nostra Alexa. Per secondo, ecco qua il mio cigno italiano, guardate, è un verde stupendo. Naturalmente poi vi lascio il link in descrizione con anche la colorazione che ho utilizzato io. Di tutto, quindi anche della fascia di Alexa, vi lascio i link con anche il colore preciso nel caso vogliate farla uguale. Di questo cigno ne sto utilizzando una rocca e non arrivo neanche a metà della seconda. Altra cosa che utilizzeremo per la mia Alexa sono questi laccioli. Ora io li apro davanti a voi così li vediamo insieme, vediamo che cosa ci sarà. Naturalmente sia Alexa, quindi la fascia di Alexa, che i laccioli li troverete tra i kit componibili sul sito di Federica e Davide. Ecco qua, laccioli con i loro fermi e naturalmente ecco qua la fascettina per inserire appunto il lacciolo. Quindi questo è un altro materiale che dovrete avere per la mia Alexa, e in questo caso ve ne serviranno due. Stoffa per la fodera. Allora, io in particolare ho preso questa stoffa che è canvas, oppure potete prendere una stoffa in juta, oppure qualsiasi altro cotone. Nel mio caso, per facilitarmi il tutto, ho preso questa stoffa che vedete non ha dritto e rovescio, è double face, quindi in tutte e due, sia davanti che dietro, è uguale. Se non disponete di una stoffa di questo tipo, siccome la nostra Alexa ha delle trasparenze, dovrete mettere la stoffa doppia, ma in ogni caso vi farò vedere anche questo. Anche se io ce l'ho in questo modo e potrei metterne una, vi faccio vedere lo stesso il procedimento per doppiare la stoffa, di modo che abbiamo la parte bella sia all'interno che all'esterno della borsa. Altro materiale indispensabile, la salpa. Io ho preso quella strong. Ci serviranno anche 4 piedini da borsa. Tra l'attrezzistica invece ci servirà un cutter o un paio di forbici, il chiamiamolo aggeggino per fare i buchi, perché non mi ricordo come si chiama. Comunque, questo attrezzino o una bucatrice per salpa, un accendino per bruciare le codine, un ago tirafettuccia. Ovviamente se avete il battirivetto, eccolo qua, se avete il battirivetto vi serviranno le punte per poter fare i fori nella salpa, e un uncinetto del numero 3,5, poi dipende dalla vostra mano. Infine, tra i materiali, ecco qua, io abbellirò il tutto con la mia etichetta by Fungo Label, quindi la mia bellissima etichetta in plexiglass con fondo specchiato. In questo momento la vedete opaca solo perché non ho ancora tolto la pellicola di sicurezza con le quali vengono consegnate queste etichette per evitare che si danneggino. Come vedete, la nostra Alexa la faremo in un pannello della dimensione in lunghezza della nostra fascia. Ovviamente io non ho ancora scontornato, quindi ho tenuto almeno mezzo centimetro in meno, un centimetro, mezzo centimetro in meno, perché poi scontornando mi si allungherà ulteriormente la fascia. Ora vi faccio vedere come si lavora, però prima
vi faccio vedere come ho deciso di suddividere la mia fascia sulla su questa lavorazione. Quindi vedete che c'è una parte centrale tutta piena ed anche qua una maglia centrale tutta piena, perché questo sarà il fondo della nostra borsa e questa parte centrale è dove appoggerà la nostra striscia di pelle. Sul retro della mia fascia io ho preso le misure. Ho deciso che il mio fondo avrà una profondità, perché questa è la profondità della mia borsa, avrà una profondità di 12 centimetri. Ho scelto 12 perché sono andata a contare i fori sulla mia Alexa e ho deciso che il fondo sarà di 2, 4, 6, 8, 9 fori. 9 fori per il mio fondo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 fori su il davanti, quindi sul frontale, e 19 fori sul retro della borsa. Ho deciso appunto di dargli questa profondità. Voi potete decidere a vostro gusto, io vi dico le mie proporzioni. Quindi avrò un fondo di 12, quindi 12 sarà la profondità, e sulla fascia ovviamente occuperà 13 centimetri e mezzo. Dopodiché ho deciso di prolungare il fondo a destra e sinistra triplicando più o meno la sua misura, la misura della fascia. Una volta quindi appoggiata la mia fascia sulla pelle, avrò appunto 13 centimetri da un lato e 13 dall'altro. Ora ve lo mostro appoggiando direttamente la pelle sul mio pannello. Vedete? In pratica da questo lato noi avremo più o meno, perché non ho ancora rifinito, ecco, arriverò a 12 più o meno, e anche di qua ovviamente arriverò più o meno a 12. Quindi l'importante è che sia una cosa proporzionata, perché di fatto la larghezza della vostra borsa non va a essere un dato importante se non nella proporzione che volete ottenere, perché non abbiamo vincoli, essendo che sia il fondo non viene realizzato attaccandoci a un pannello in pelle, ma abbiamo solo come riferimento la striscia centrale, la larghezza della nostra borsa è una nostra scelta, quindi non siete vincolati nella larghezza. Le uniche misure importanti che dovete seguire per la borsa sono la larghezza della vostra fascia, quindi la parte, diciamo, lavorata a punto pieno all'interno, e le misure di profondità del fondo, quindi dove voi decidete di posizionare il fondo dovrà avere una misura ben precisa per poi avere un equilibrio tra la parte davanti, la parte dietro e quindi il fondo stesso. Per realizzare il nostro pannello, che varrà da frontale, retro e fondo della borsa, vado a realizzare appunto una larghezza di circa 36 centimetri, quindi comunque una borsa molto capiente, 36 centimetri, facendo una catenella che sia multiplo di 4 più 2. Adesso ovviamente io non vado a realizzare tutto il pannello, ma vi faccio vedere un campione della lavorazione. Quindi vado a realizzare la mia catenella di 4, multiplo di 4 più 2. Per la mia Alexa io sono partita con 62 catenelle, ripeto, siccome potrebbe variare a seconda della mano di lavorazione, uncinetto e filato, vi do delle indicazioni, ma poi dovete provar voi e vedere se vi escono le stesse misure con le mie stesse catenelle. Fatte le catenelle, quindi vado a creare altre 3 catenelle che ci serviranno per alzare il lavoro e creare la prima maglia alta. Carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare
la seconda maglia alta, perché la prima è sostituita dalle 3 catenelle, nella quinta catenella dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4 e sulla quinta vado a fare la mia prima maglia alta. Come vedete, questo filato è talmente morbido e questo tipo di lavorazione che ci è concessa anche la lavorazione a penna, quindi non tenendo l'uncinetto in questo modo per far meglio leva, ma tenendolo a penna come io già abitualmente faccio. Vado a fare 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, carico e vado a fare altre 2 maglie alte nelle catenelle successive, quindi 1 e 2 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle, salto 2 catenelle sottostanti e nelle prossime 2 in ognuna lavoro una maglia alta, quindi 1 e 2. Io questo l'ho fatto per, nel lavoro originale ovviamente, per un gruppetto da 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 gruppetti da 2 maglie alte separati da 2 catenelle. Il primo giro sarà proprio composto tutto così. Ecco qui, ho ricreato esattamente le stesse catenelle iniziali, quindi quelle del pannello originale, così vi faccio capire meglio la lavorazione. Questo sarà il nostro primo giro, che dovrà essere forato, perché ovviamente noi dovremo far passare all'interno di questi fori il nostro lacciolo. Ora andiamo col secondo giro, ma è molto importante il secondo giro perché andiamo a definire quella che è la parte centrale. Quindi noi sappiamo che è di 13,5 cm, quindi prendiamo il nostro centimetro e, contando i nostri moduli più o meno, perché poi aggiusteremo strada facendo, sappiamo che dobbiamo fare appunto 13,5 cm iniziali, centrali, scusatemi, quindi mi sposto col centimetro per avere gli stessi moduli a destra e a sinistra, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, io lo so già perché l'ho già fatto, e anche da questo lato 1, 2, 3, 4 e 5, vedete? Quindi noi sappiamo che dobbiamo lavorare fino al quinto modulo da 2 e poi fare le 2 catenelle e partire con tutte maglie piene. Adesso lo facciamo insieme, vi faccio vedere, perché il secondo giro invece varia, non lavoreremo più su maglie alte ma faremo la stessa sequenza su maglie basse. Quindi facciamo una catenella per alzare il lavoro, voltiamo il nostro lavoro, scusate il campione non è fatto molto bene all'inizio, ma è un campione, quindi nella prima maglia lavoriamo una maglia bassa, sulla seconda maglia alta lavoriamo una maglia bassa, 2 catenelle, di nuovo saltiamo le 2 catenelle sottostanti e lavoriamo solo sulle maglie, quindi altre 2 maglie basse sulle 2 maglie basse sottostanti. Faremo maglie su maglie, catenelle su catenelle, così non dobbiamo neanche contare nulla. Vedete? Sulle maglie alte faccio le maglie basse. Contiamo 5 moduli. Ne abbiamo già fatti 3. E siamo arrivati al quinto, lo lavoriamo, contiamolo bene, 1, 2, 3, 4 e 5, facciamo le 2 catenelle di separazione tra moduli ed ora lavoriamo tutte le maglie e tutte le catenelle, quindi 2 maglie basse sulle maglie alte, 2 maglie basse sulle 2 catenelle. Io in realtà le avvolgo, non prendo bene le catenelle, le avvolgo. Di nuovo 2 maglie basse sulle maglie alte, 2 maglie basse sulle catenelle e le avvolgo. E vado avanti così fino a quando non arrivo alle 2 catenelle prima del quintultimo
modulo da questa parte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, quindi arriverò a lavorare fino a queste due maglie. Da qui ricomincerò a fare le catenelle e a lavorare la sequenza del lavoro così come si presenta. Eccoci qua, vedete, abbiamo lavorato le ultime, noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 nel mio caso, voi per raggiungere la misura potreste averne di più, l'importante è che sia simmetrica la cosa, quindi se ne lasciamo 5 di qua, ovviamente ne dobbiamo lasciare 5 di qua, se ne lasciamo 6 o 7 da una parte devono essere 6 o 7 dall'altra. Ripeto, la larghezza del pannello è a vostra scelta e a vostro gusto. Io vi faccio vedere il mio sulle mie misure, sulle mie catenelle, ma voi potete tranquillamente fare come credete. Quindi siamo arrivate a quest'ultima maglia, ve la faccio vedere nel pannello pieno, vedete? Siamo arrivati a quest'ultima maglia e ricomincio a lavorare le maglie come si presentano. Quindi faccio 2 catenelle, salto le 2 catenelle e riprendo a lavorare le mie 2 maglie alte, ovviamente facendo 2 maglie basse, 2 catenelle e vado a lavorare 2 maglie basse sulle 2 maglie alte, né più e né meno come abbiamo fatto all'inizio del nostro giro. Arrivati al termine del giro, il rumore che sentite è quello del portarocca, facciamo 3 catenelle perché alterneremo sempre un giro di maglia alta ad un giro di maglia bassa, ma la lavorazione da ora in poi sarà come si presenta, quindi dove abbiamo le catenelle facciamo le catenelle, dove abbiamo le maglie sotto facciamo le maglie, quindi qui le faremo alternate alle catenelle, nella parte centrale lavoreremo solo ed esclusivamente maglie alte non intervallate da fuori. Finito questo giro andiamo a ripetere da qui in poi sempre la stessa sequenza, quindi andiamo avanti così fino a qui, fino ad arrivare dove continueremo tutto pieno per creare il nostro fondo. Vi spiego una cosa molto importante. Dovrete finire questa parte prima di iniziare la zona del fondo, chiamiamola così, con il giro di maglia bassa. Perché? Perché è molto importante che il giro di maglia alta, vedete, rimanga sul dritto. Ho fatto anche il giro di maglia bassa, vedete, siamo sul retro del lavoro. Ora, se io faccio una catenella e volto, ci ritroviamo, scusate, eravamo sul retro del lavoro e adesso ci troviamo sul dritto. A questo punto, in questo giro, è molto importante che voi calibriate bene, a seconda del fatto che voi abbiate una mano più tirata o meno con le catenelle, o con le maglie, dovete calibrare. Io in realtà, anche se sono partita con 2 catenelle e quando sono andata a fare la parte piena ho fatto 2 maglie alte nelle 2 catenelle, ora andrò a realizzare solo una maglia bassa dove ho le 2 catenelle di separazione. Perché? Perché io avevo inizialmente provato fare 2 maglie sulle 2 catenelle, ho visto che il lavoro mi si dilatava tantissimo, quindi il pannello non veniva dritto ma sfarfallava, quindi ho provato con una sola e mi sono trovata bene, infatti vedete che il pannello è perfetto, tutto della stessa larghezza, vedete qua c'è la lavorazione forata, qua c'è la lavorazione piena e il pannello non dilata e non stringe, quindi è venuto perfettamente dritto. Questo però lo dovete provare sulla vostra mano perché potrebbero anche volerci 2 maglie su un archetto e magari una in quello successivo, poi 2, poi una, come quando facciamo i fondi delle borse normalmente. Potremmo dover calibrare, ecco, a seconda della nostra mano. Io vi dico che su ogni archetto da 2 farò solo una maglia bassa perché per la mia mano va bene così. Quindi partiamo con, abbiamo fatto una catenella ed ora vado a fare le 2 maglie basse
sulle due maglie alte sottostanti e ripeto, per me una sola maglia bassa all'interno delle due catenelle, quindi del forellino creato dalle due catenelle di separazione. Quindi di nuovo due maglie basse, una e due, e di nuovo una sull'archetto da due catenelle, di nuovo due maglie basse, una e due, e di nuovo una sola sull'archetto, di nuovo due maglie basse, di nuovo una sola sull'archetto, due maglie basse, una sola sull'archetto. Dopodiché arriviamo alla parte piena, che lavoriamo tutta così come si presenta, e il secondo lato, quindi questo forato, andiamo a farlo esattamente come l'altro, quindi nel mio caso una maglia bassa sull'archetto e lavoriamo le due maglie basse sulle due maglie basse sottostanti, e così fino alla fine. Dopodiché il prossimo giro sarà tutto come si presenta, ed anche quelli a venire, perché saranno tutti giri di maglia bassa per l'altezza. Questa altezza dovrà essere di 13,5 cm. Quindi ne ho fatte due, due catenelle. Se ho fatto due maglie basse nell'archetto di chiusura, ora salto due maglie basse. Se ne ho fatta una, ne salto solo una. Quindi io ne ho fatta una e ne salto solo una. Dobbiamo ritrovarci con 5 moduli da 2 intervallati da 2 catenelle e poi ricominciare la sequenza come qui. Quindi fatti 5 modulini e ci arriviamo subito insieme. Quindi una maglia bassa, 2 catenelle, io salto una, 2 maglie basse, 2 catenelle, io salto una. Specifico io salto una perché sapete che a seconda di come avete calibrato dovete saltare ciò che... Allora, sono arrivata qui, anzi sono andata troppo oltre. Sono arrivata qui e ho fatto le due catenelle. Salto una sola maglia, perché ovviamente, ripeto, la ho calibrato così. Ed ora vado a fare tutte le maglie basse per ricreare la parte centrale del nostro corpo borsa, quindi quella sulla quale andrà attaccata la fascia. Dopodiché, fatte tutte queste maglie basse, ricomincerò con la stessa cosa dall'altra parte. Quindi vedete, qua sono da questo lato 1, 2, 3, 4, 5 moduli da 2 più 2 catenelle e inizia la parte dritta. Quindi su questa maglia noi faremo l'ultima maglia bassa, 2 catenelle, e ricominceremo ad intervallare questo fino ad arrivare in fondo al nostro pannello. Vedete che questa parte e questa parte sono identiche, devono avere anche la stessa altezza. In ultimo ricreeremo il giro tutto forato, quindi non faremo più la parte centrale sull'ultimo giro, ma finiremo con la parte forata come da partenza. Non ci resta che scontornare. Quindi sono arrivata all'ultima maglia alta dell'ultimo giro di lavorazione del mio pannello. Vedete, sono sul retro del lavoro, quindi una catenella, volto il mio pannello ed ora vado a calibrare un'altra volta come fatta per la parte centrale del nostro pannello. Quindi se avrò fatto una sola maglia ne farò una, se avrò dovuto alternare in questo foro una maglia alta, in questo foro maglia bassa, in questo foro 2, in questa 1, in questo 2, vado avanti così. La parte centrale le lavorerò tutte perché ho paura che poi stringa, però
come è solo un giro, provate e calibrate a seconda di come per voi è più giusto. Ecco qua, sono arrivata, vedete, alla fine del giro, con le maglie calibrate in questo modo, il mio pannello rimane perfettamente dritto, quindi non sfarfalla, non allarga e non tira. Quindi vedete, serve molto calibrare a seconda della propria mano, non per tutti può essere uguale. Quindi arrivato in fondo, semplicemente parto con l'angolo, quindi faccio una catenella, rientro nel punto dove ho fatto l'ultima maglia, quindi nella terza catenella d'inizio giro sottostante, e mi giro su questo lato. A questo punto io calibrerò in base alla mia mano, quindi io so che farò una maglia bassa sulla maglia bassa e due sulla maglia alta, poi ne farò una sulla maglia bassa e una sulla maglia alta, due, una sulla maglia bassa, due sulla maglia alta, perché alterno una maglia alta con due maglie basse e una con una sola, proprio perché io so che per la mia mano questa è il modo di calibrare correttamente, per far sì che non mi si dilati il pannello. Una volta finito di scontornare, vedete, il pannello rimane bello dritto, non sfarfalla, eccolo qua, finito, non ci sta tutto nell'inquadratura, ma come potete vedere è veramente molto molto carino. Ora dobbiamo andare a fare i laterali, io ovviamente li ho già fatti perché obiettivamente sono giri di maglia bassa, semplicissimi e poi scontornati. L'unica particolarità, ecco, è il fatto che io ho messo queste fenditure proprio per poi far passare i laccioli. Vi dico come prendere le misure per i nostri laterali. Ovviamente la misura del laterale dovrà essere questa, ecco qua. Magari rimanete un pezzettino indietro, quindi mezzo centimetro, contate le maglie, ne fate magari due in meno, in modo da poi con la bordura, con lo scontorno, andiamo a raggiungere la misura perfetta. Io ho montato una ventina di catenelle, ripeto, sono sempre molto indicative, comunque deve essere largo all'incirca 12 centimetri e mezzo, quasi 13, quindi è la misura che deve avere il nostro laterale. Io l'ho già realizzato, perché ovviamente è tutto a maglia bassa, mi sembrava inutile farvi vedere tutto il pannellino, però vi faccio vedere come ho diviso queste fenditure. Quindi lo facciamo subito insieme, l'ultimo passaggio, e poi vado a scontornare. Quindi una catenella, avvolto il lavoro, e ho fatto due maglie basse, due catenelle, ho saltato due maglie sottostanti, nella terza ho lavorato una, nella successiva due e anche quella dopo tre maglie basse, poi di nuovo due catenelle, salto due sottostanti e faccio due maglie basse, una e due, due catenelle, salto due maglie basse, ora ne faccio tre, una, due, tre, due catenelle, salto due maglie e vado a lavorare le ultime due, una e due. Ora vado semplicemente a fare un giro di riempimento dei fori appena fatti. Arrivata all'ultima maglia, faccio una catenella, quindi l'ho lavorata, faccio la catenella, rientro nella maglia sottostante e adesso non faccio altro che, essendomi portata sul laterale della lavorazione,
ecco qua, vado a lavorare ogni maglia bassa lateralmente, quindi prendendole così. Siamo bene attenti a prendere tutti i giri di lavorazione in questo modo. Quando arriverò al prossimo angolo farò la stessa medesima cosa, quindi lavorerò nell'ultima maglia, farò una catenella, ne farò un'altra e girerò sull'altro lato. Arrivati di nuovo al punto di partenza, vedete, questa era la maglia prima della catenella per voltare, quindi ok, questa è la catenella, quindi lavoriamo l'ultima in questo modo, tiriamo un pochino il filo e lo tagliamo così, lo sfiliamo e andiamo a creare l'ultima catenella, che sarà quella di chiusura. Quindi passo sotto alla catenella iniziale, esco, tiro bene il filo e entro in questo modo per ricreare la catenella e fare in modo che non si veda, vedete, la posizioniamo anche un po' bene, perché a volte tira un po', è un po' larga, però vedete, non si vede assolutamente l'inizio e la fine del lavoro. Andiamo a nascondere dietro il filo, faccio passare, ecco, un po' così, in questo modo, taglio così e con l'accendino vado a fare in modo che si incolli la codina, così da fermarla e non avere problemi. Ecco qua anche i nostri laterali fatti, quindi ora abbiamo tutto ciò che ci serve, quindi corpo, borsa e laterali, non ci resta che unirli. Ora metto uno dei miei laterali e il pannello del corpo borsa sul rovescio del lavoro, quindi metto in pratica, ecco qua, la parte dritta verso l'alto del pannello e la parte dritta del laterale che appoggi, quindi dritto contro dritto in pratica, e vado a posizionare bene i miei laterali, li posiziono e li punto con delle mollettine, pinzettine, in modo che mentre lavoro non si vadano a spostare, anche perché potrebbe essere che non abbiate fatto lo stesso identico numero di maglie sia per il corpo che per il pannellino, quindi tenendolo più fermo possibile possiamo andare a sistemare quelle che sono le maglie non coincidenti. Prendiamo un bel po' di filo, quindi un bel po' di cordino, e andiamo a unire il laterale prendendo soltanto, allora, il primo punto lo prendiamo intero perché abbiamo bisogno che rimanga attaccato con più forza, quindi prendiamo sia tutta la catenella da un pannellino che dall'altro e quindi tiriamo in questo modo, non finiamo tutto il filo, lo lasciamo così, magari ci passiamo due volte in questo modo, in modo da fissare bene la partenza del nostro lavoro. Mettiamola bene, in modo... si è sfilato, scusate. Facciamo così, si è sfilato. L'abbiamo tirato tutto, si è sfilato. Ecco qua. Voilà, sbaglio anch'io. Ecco qua. Le altre e gli altri punti invece prendiamo soltanto la costina interna in questo modo, quindi passiamo così, poi da dietro ad avanti sempre prendendo solo la costina interna e facciamo così per tutto il nostro lato, ma fermiamoci quando arriviamo al fondo, perché uniremo la borsa in due tempi, ci serve per un attimo smontata per poter fare la fodera.
Mi scuso per l'inquadratura naturalmente, ma vi devo far vedere in più o meno rimanendo tutta nell'inquadratura che cosa andiamo a fare. A questo punto noi ci siamo fermati in questo modo, vedete, non abbiamo attaccato tutto, ci siamo fermati così. Perché io mi fermo così? Adesso ve lo faccio vedere subito. Allora, se avete una stoffa, come detto in precedenza, che non ha dritto e rovescio, potete anche usare un pannello singolo. Io in questo caso l'ho già tagliata, ma l'ho piegata a metà in modo che un lato, nello specifico questo, quindi la stoffa è stata piegata a metà per la lunghezza del mio lavoro, in questo modo, vedete, io l'appoggio. Allora, di qua possiamo non avere tranquillamente, cioè possiamo andare a filo perché non dobbiamo cucire, di qua lasceremo quel centimetro per la cucitura. Vedete cosa vado a fare? Vado a definire bene le misure della mia fodera, quindi la lunghezza deve essere lunga appunto come tutto il pannello più lasciamo lo spazietto per la cucitura, più o meno, scusate se vale l'inquadratura ma è molto in alto, di un centimetro per appunto cucire. E naturalmente adesso andremo a tagliare anche da questo lato tenendo un centimetro e da questo lato sono dentro, sì, tenendo un centimetro, scendendo quindi tutto fino in fondo e tutto fino in fondo, e noi abbiamo la misura precisa della nostra borsa. Dopodiché andiamo a cucire questo lato e una volta ribaltata la fodera, quindi portate le cuciture sul rovescio o all'interno comunque della doppia fodera, possiamo tranquillamente cucire questa parte che lasceremo comunque, poi cuciremo a mano verso l'interno, oppure se ecco, non volete lasciarla tutta, lasciate solo un angolino così per poter ribaltare la nostra fodera. Adesso la cucio e ve la faccio vedere. Ecco qui, io ho cucito, vedete, questa è la parte alta, quella che era già unita, ho cucito questo laterale, ovviamente l'ho rifilato, ho cucito questo laterale e l'ho rifilato, e ho cucito il fondo, vedete c'è il segno della penna, lasciando aperto un angolino dal quale noi adesso andremo a rigirare la nostra federa. Quindi all'interno voi avrete il dritto della vostra stoffa in questo modo, ecco qua, andiamo a rigirarla per bene così da avere il dritto da entrambi i lati, quindi sia sul lato esterno della borsa che sul lato interno. Ovviamente andiamo a raddrizzare tutti i nostri, vedete, bordini, i nostri angolini, tiriamo fuori bene gli angoli, se vi serve entrate con una penna, qualcosa del genere, vedete, sistemiamo bene le cuciture e rimarrà aperta solo questa che poi noi a mano andremo a cucire a filo, scusate forse ero fuori, andremo a cucire a filo in questo modo, tiriamo dentro, magari gli diamo una stiratina per farlo rimanere dritto e all'interno andiamo a cucire anche questo bordino. Vedete, abbiamo tutta la nostra stoffa doppia e tutta al dritto, quindi sia fuori sia all'interno della nostra borsa avremo comunque il dritto. Misuratela bene sulla borsa, dopodiché potete andare a fare una cucitura, stiratela prima così vi si appianano bene le cuciture, andiamo a fare una cucitura per creare, ecco, il nostro sacchetto. Prima di attaccare la fascia della nostra Alexa andiamo a prendere un pezzetto di salpa e vi avevo detto che vi avrei detto come appiattirla perché vi arriverà in rotoli. La salpa, se la stirate, rimane in forma, quando è calda potete tranquillamente piegarla
posizionarla bene in modo che rimanga piatta. Io l'ho tagliata, come vedete, della grandezza del nostro fondo, quindi ho preso le misure, l'ho tagliata e poi ho fatto 4 buchini che saranno quelli per affrancare i nostri piedini. Quindi sul lato corto ho tenuto 4 cm, sul lato lungo ne ho tenuti 2 e quindi ho fatto la stessa cosa per tutti e quattro gli angoli. Ora andiamo ad attaccare la nostra Alexa al nostro pannello. A questo punto è arrivato il momento proprio di attaccare Alexa, quindi appoggiamo la fascia sul nostro lavoro. Rimarrà un pochino di spazio di qui, tiriamo un pochino su e facciamo in modo che rimanga appena appena fuori un pezzettino di lavorazione, perché una volta cucita poi tutto il corpo borsa andremo a fare un giro di rifinitura maglia bassa per uniformare il bordo. Quindi ora parto da questo lato prendendo la base della maglia bassa, quindi prendo qui sotto la base della maglia bassa perché poi vorrei fare il giro di rifinitura. Tiro fuori, lascio un po' di filo per poi poterlo nascondere e entro nella, ecco qua, nella nostra fascia in pelle. Quindi entro nel prossimo punto in questo modo, esco dietro e faccio così per tutta la borsa, quindi entro ed esco da un foro e dall'altro, quindi tiro bene, entro nel prossimo da dietro e vado a fare questo. Se volete potete passarci 2 volte, io sinceramente preferirei lasciare una, come un'impuntura, quindi non ripassare una seconda volta e quindi non avere una linea netta. Una volta attaccata tutta la banda della nostra Alexa, procedo col chiudere la borsa al contrario. Io un lato l'ho già fatto, vedete? Quindi facciamo in modo che la banda di Alexa sia all'interno, in questo modo. Poi andremo a rivoltarla. Ecco qua, Alexa montata e cucita. Ora prendiamo il nostro pannello di salpa. Lo mettiamo, adesso non so se la visuale è ottimale, ma lo inseriamo all'interno del nostro fondo, in questo modo, vedete? Lo andiamo a sistemare bene, mettendo bene negli angoli, ecco qua, posizionandolo bene negli angoli, e non lo cuciamo, semplicemente ci mettiamo i piedini. Prima, quindi una volta messo il fondo, prima di mettere la fodera, andrò a fare tutto un giro di maglia bassa per appianare le giunture dei vari pannelli e poi successivamente, sempre prima di foderare, andrò ad infilare i laccioli, perché una volta messa la fodera la nostra borsa sarà finita. Se all'interno della nostra borsa, ecco, la visuale non è proprio ottimale, dovesse muoversi un pelino la nostra salpa, vi direi di mettere un puntino di colla per tessuti o colla caldo, ma proprio un puntino proprio qua al centro della scocca, della salpa, per evitare che si muova. Una volta poi riempita la borsa non si sposterà più, ma se voi ritenete potete o incollarla oppure dargli proprio, fare altri 2 buchini e dargli una cucitina proprio. Eccoci qua, io ho infilato i laccioli, vi faccio vedere una cosa, potrebbe essere necessario saltare qualche buco all'interno, perché allora dobbiamo infilare come primo lacciolo il foro più centrale, diciamo, entriamo in uno dei due centrali del laterale, facciamo dentro fuori e vi ritroverete in questa posizione. Siccome dobbiamo uscire nello stesso modo dall'altra parte, dobbiamo correggere un po' il tiro, quindi se i vostri fori sono pari, dispari, insomma non sono
tali, in numero tale da arrivare a avere la stessa uscita, adattate voi da questa parte, quindi dalla parte all'interno della cucitura, vedete, dove non si vede perché questa rimane dietro alla parte in pelle. Quindi vedete, ho fatto anche il giro di maglia bassa, Alexa è finita, ci manca solo la fodera, e per l'appunto di questo vi volevo parlare. Io ve l'avevo fatta fare molto più grande perché poi con la seconda cucitura dovevamo avere un po' di centimetri. Sono andata in pratica con la seconda cucitura a togliere anche quella parte tagliata, quel forellino che era rimasto, che c'era servito per risvoltare sul dritto la fodera. Ripeto, io l'ho fatta così, ma se voi avete come me, io ho usato appunto il cotone canvas o Panama, dipende da dove andate ad acquistarlo, il dritto e il rovescio sono identici, quindi non hanno dritto e rovescio, sono uguali da un lato e dall'altro. Se invece usate un'altra stoffa, o se addirittura volete la parte fuori di un colore e la parte interna di un altro, perché no, potete fare come me. A questo punto vedete, io ho già fatto la profondità della mia borsa, io so che è 12, cosa faccio? Prendo la mia fodera, ovviamente dal rovescio, quindi porto questa cucitura al centro, deve essere, ecco, al centro dell'angolo che si va a creare in questo modo. Adesso col centimetro vedrò se è esattamente il centro. Se è al centro, dovreste avere 12 come misura centrale per poi arrivare a questo bordino, e scusate, 6, la metà. Quindi questo deve essere a 6, la cucitura centrale deve essere a 6 dalla punta dell'angolino dove andate a misurare, e ovviamente l'altra deve essere a 12, quindi sapete che siete nel punto giusto. Io faccio per sicurezza un segnetto con la penna in questo modo e andiamo a cucire proprio su questa linea. Fatto questo, vedete, possiamo andare a tagliare questa parte, un po' dura al centro, ecco qua, e tagliare questa parte. Io non sono una sarta e con le cuciture sono penosa, quindi spero che nessuna sarta mi stia guardando. E vedete, abbiamo dato la profondità alla nostra, vedete, ve lo faccio vedere così, abbiamo dato la profondità alla nostra fodera. Siamo pronte quindi per cucirla all'interno della nostra borsa. Ed ecco qua anche la mia fodera cucita. Come potete vedere, rimane una fodera con cucitura invisibile, perché ovviamente rimane tutto sul retro del lavoro. Vedete? La cucitura è così. Dovete stare molto molto a filo. Lasciate fuori soltanto un giro di maglia alta, ecco, io l'ho imbottita, e alla fine ho anche applicato la mia etichetta personalizzata Fungo Label. Come potete vedere, la stoffa si vede, è per questo che noi l'abbiamo messa doppia. Se voi comunque avete una stoffa in cotone canvas, non sarà necessario metterla doppia, ma potete fare una semplicissima fodera basica. Per maggiore sicurezza vi faccio vedere con l'ausilio di un foglio come ho piegato la fodera, perché non sono sicura che con le inquadrature si percepisca tutto. Allora, io ho in pratica tagliato un pezzo di stoffa del doppio della lunghezza del mio pannello più 1 o 2 centimetri. L'ho piegato a metà in questo modo. Vi ho appoggiato sopra il mio pannello con i laterali.
Laterale di fatto ve ne servirà solo uno. Io ho preso la grandezza di entrambi i laterali perché questa fodera verrà ripiegata 4 volte e quindi anche cucita 4 volte, vi serve una quantità di stoffa maggiore. Se invece usate la stoffa semplicemente così perché avete il dritto e il rovescio come la mia, quindi con entrambi i lati belli, potete semplicemente appoggiare il pannello lungo con lo spessore di un laterale più i 2 cm, ecco, che vi servono per le cuciture. 1-2 cm. Io mi tengo sempre piuttosto abbondante per evitare poi che mi manchi il tessuto. Comunque, dicevo, ho piegato così la stoffa e ho ricucito questo lato e parte di questo, lasciando un angolino per poter ribaltare la stoffa una volta quindi cucito il tutto, quindi per ritrovarmi sul dritto. Questo poi andrà a scomparire la parte aperta, perché nel momento in cui noi andremo ulteriormente a piegare la nostra stoffa in questo modo per fare la borsa e faremo queste cuciture, questa rimarrà fuori. Dopodiché ho semplicemente piegato gli angolini e quella parte mi sembra che si vedesse bene, quindi fosse abbastanza chiara. Ve l'ho fatto rivedere su foglio perché non ero sicurissima si vedesse bene nell'inquadratura, però ecco, ovviamente chi ha seguito tutto il video sa che troverete tutte le istruzioni per filo e per segno. Io ora vi saluto, vi do un bacione grande, ringrazio la Fede Intrecci per i bellissimi materiali, quindi troverete tutto in descrizione, mi raccomando, Erika di Fungo Label per le bellissime etichette. Io vi do appuntamento al prossimo video tutorial, spero che questo vi sia piaciuto e sia stato chiaro. Se qualcosa non vi è chiaro, scrivete pure le domande qui sotto al video oppure venite a trovarmi nel gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci e Pucci. Un bacione, al prossimo tutorial, ciao!